Presso il palazzo Shuvalov di San Pietroburgo si può ammirare la preziosa raccolta di uova Fabergé del miliardario russo Viktor Vekselberg, in cui spicca l'uovo dell'incoronazione imperiale 1897 per lo zar Nicola II. L'oreficeria Fabergé entra nella storia di Russia nel 1885 con l'anniversario di matrimonio fra lo zar Alessandro III e la zarina Maria Fedorovna. L'imperatore contattò il giovanissimo gioielliere Peter Karl Fabergé chiedendogli di creare un uovo di Pasqua degno dell'evento. La mattina di quella Pasqua Fabergé consegnò allo zar un uovo assolutamente unico. Negli anni successivi lo zar continuò a commissionare a Fabergé un uovo per ogni Pasqua e la tradizione fu portata avanti anche da suo figlio Nicola II. L'allestimento di questo museo è stato un lavoro quotidiano di 12 anni. Le acquisizioni sono state fatte in tutto il mondo. L'attuale collezione nel suo insieme viene da acquisizioni fatte fuori di Russia. L'interessante sta nell'aver fatto tornare in Russia qualcosa che appartiene alla cultura di Russia. E di questo siamo fieri. Il museo apre le porte adesso e conta su oltre 4.000 pezzi, incluse icone, quadri, oggetti in oro e argento.